Sport Time è offerto da Agenzia Pratiche Auto di Michele Ritoli. Assicurazioni, trasferimento di proprietà, immatricolazioni, demolizioni, duplicato dei documenti, rinnovo e duplicato patenti. Via Don Luigi Sturzo 66, al telefono 0882 474507, al cellulare 328 10 63 78 4, San Nicandro Garganico. Cari amici telespettatori, buon pomeriggio e benvenuti su sannicandro.tv. Questo è Sport Time, programma di approfondimento sportivo del nostro palinsesto.tv.org. Oggi parleremo di calcio, parleremo della seconda e della terza categoria. A proposito della terza categoria, avremo l'intervista in esclusiva dell'allenatore Enzo Luciano, poi vedremo come sono andate a finire le partite del weekend, ma ci sono delle belle soddisfazioni soprattutto per la seconda, ma anche per la terza, che comunque è riuscita ad ottenere un ottimo piazzamento, anche se poi vediamo sfumare i playoff, ma andremo ad approfondire più tardi. Partiamo dalla seconda categoria e andiamo a vedere insieme i risultati della 28esima giornata. Vediamo che la SD San Nicandro batte per 4-1 il Nuova Spinazzola, l'Atletico Carapelle viene battuto per 2-0 dal Sauri, la Carapellese batte per 1-0 il Maroso Candela. Reti inviolate Matinum contro San Giovanni Rotondo, stessa sorte per l'Ortanova con la Bella Vita Puglia. 5-1 per il Cerignola contro la squadra del cuore Tiro di Garganico. L'Ordonia Calcio vince per 3-1 contro il Troia, proprio a Troia. E la Virtus Andria pareggia 1-1 con il Biccari. Insomma, una grande bella giornata per l'ASD San Nicandro, che vince per 4-1 contro la Nuova Spinazzola qui al Comunale e, come andremo a vedere tra poco, si salva matematicamente all'interno, diciamo, di questo campionato di seconda categoria. Gran risultato, che poi era quello che volevano la dirigenza dell'ASD, che riesce quindi a conquistare l'obiettivo stagionale, ovvero quello di restare all'interno del campionato di seconda categoria. Ma andiamo a vedere la classifica. Vediamo che il Sauri resta saldo al primo posto con 64 punti, seguito dallo Sportmania Cerignola che arriva ai playoff con 60 punti. Nuova Spinazzola e Squadra del Cuore sono ambedue ai playoff con 49 punti. Il Matinum non è ancora certo di rientrare nella lotta dei playoff con 41 punti, seguito da Bella Vita Puglia a 40 e il Biccari a 37. Matematicamente salvo l'ASD San Nicandro a 36 punti, che adesso non può più retrocedere, il San Giovanni Rotondo anch'esso a 36 punti e l'Erdone a Calcio anch'essa a 36 punti. L'Ortanova si trova a 34 punti, mentre nella zona play-out vediamo c'è l'Atletico Carapelle con 30 punti, il Maroso di Candela con 30 punti, la Carapellese anch'essa con 30 punti, Troia a 25 punti e la Virtus Andria a 22 punti. Allora, vediamo che c'è il Sauri che praticamente andrà quasi con certezza, se vince la prossima partita, a salire di categoria, quindi entrare nella prima categoria. Se invece dovesse perdere, c'è ancora la possibilità per il Cerignola di salire direttamente senza giocarsi i playoff. Playoff sicuri proprio per lo Sportmania Cerignola, la Nuova Spinazzola e la squadra del cuore di Rodi Garganico. Non è sicura dei playoff il Matinum, perché c'è il Bella Vita Puglia e anche il Biccari che possono comunque arrivare in zona playoff.
Invece la SD si trova in un'ottima zona di classifica, come vedete anche nella parte sinistra del nostro teleschermo, quindi nella parte nobile della classifica, 36 punti, ed è saldamente ancorato alla sua, diciamo, posizione, quindi resterà all'interno del campionato di seconda categoria, cosa che speravano i dirigenti della società, sperava anche l'allenatore Carlo Gaete, speravano un po' tutti i sannicandresi che comunque si sono appassionati a questo progetto. Progetto che noi speriamo possa continuare anche nel futuro. Ma vediamo il prossimo turno, perché non ancora finisce questo campionato di seconda categoria. Prossimo turno vedrà la SD impegnata sul campo della Bella Vita Puglia, poi Biccari ospiterà il Matinum, a Carapelle la Carapellese ospiterà la Virtus Andria, l'Erdonia Calcio contro l'Atletico Carapelle. Il Maroso di Candela ospiterà lo Sportmania Cerignola, lo Nuova Spinazzola giocherà contro il Sauri, San Giovanni Rotondo Troia e Squadra del Cuore Ortanova. Insomma, ancora c'è da vedere, ancora può portare emozioni questo campionato di seconda categoria, soprattutto per quello che riguarda la prima classificata e le zone playoff. Mentre per il San Nicandro, come dicevamo prima, c'è un'ottima posizione di classifica e il sicuro raggiungimento dell'obiettivo stagionale, ovvero quello di restare ancorati al treno della seconda categoria. Allora, un attimo di pausa per noi e poi torniamo sempre a parlare di calcio con la terza categoria, le interviste in esclusiva a mister Enzo Luciano e anche vediamo come è andato a finire questo campionato di terza categoria che domenica scorsa cioè, è finito. Un attimo di pausa. Agenzia Pratiche Auto di Michele Ritoli. Assicurazioni, trasferimento di proprietà, immatricolazioni, demolizioni, duplicato dei documenti, rinnovo e duplicato patenti. Via Don Luigi Sturzo 66, al telefono 0882 474507, al cellulare 328 10 63 78 4, San Nicandro Garganico. Questa è San Nicandro TV, la web TV di San Nicandro Garganico. Sempre pronti per tenervi aggiornati su tutti gli avvenimenti locali, come attualità, sport, interviste, TG e consigli comunali. Appuntamento con Focus. Questa è a tu per tu. Passiamo alla cronaca perché... Con il suo ricco palinsesto, San Nicandro TV offre la possibilità di approfondire i temi attuali, conoscere più da vicino i personaggi della città, seguire lo sport locale e restare aggiornati con le notizie del TG settimanale, oltre alla possibilità di seguire comodamente da casa le sedute del Consiglio Comunale. San Nicandro TV, la web TV di San Nicandro Garganico. Eccoci ancora in diretta con Sporttime. Dobbiamo parlare ancora delle altre squadre di San Nicandro impegnate nei campionati di calcio. Parliamo proprio della terza categoria e dello Sporting San Nicandro. Vediamo come sono andate ieri le partite. Lo Sporting Apricena batte per 2-0 lo Sporting San Nicandro. L'Atletico Orsara perde per 3-2 contro l'Elche De Liceto. Il Cagnano Varano si impone per 3-0 contro l'Ordona. La Nuova Daunia soccombe per 4-0 contro l'Ischitella in casa foggiana. Lo Sport Lucera vince per 3-1 contro il Sant'Agata e ha riposato la Virtus Castelluccio. Prima di andare a analizzare le partite, abbiamo in esclusiva l'intervista a mister Enzo Luciano. Andiamo a sentire tutti insieme. Siamo con Mister Luciano dello Sporting San Nicandro. Allora, Mister, a parte il risultato di ieri, comunque la squadra ha raggiunto il risultato dei playoff. Sì, grande soddisfazione da parte nostra, da parte mia e di tutto il gruppo dei ragazzi e dei dirigenti per il raggiungimento dei playoff. Ovviamente a inizio stagione
era un traguardo insperato perché praticamente un gruppo di ragazzi nuovi, però pian piano siamo cresciuti nel corso della stagione e come si dice, l'appetito che mangiando siamo riusciti ad entrare nei playoff. L'unico rammarico da parte mia e ovviamente da parte di tutta la società è per quanto riguarda il regolamento. Il regolamento purtroppo ci impedirà di effettuare i playoff per la regola del distacco dei punti dalla seconda alla quinta. Questo, dal mio punto di vista personale, è un regolamento che va rivisto sicuramente, che praticamente negli ultimi 4 anni il regolamento è stato cambiato 4 volte. Prima si faceva andata e ritorno, poi l'anno successivo l'hanno cambiato con gara secca sul campo della squadra miglior piazzata in classifica, poi ancora l'hanno cambiato introducendo il distacco dei punti a il minimo di 10 l'anno scorso, quest'anno cambiandolo ancora, diminuendo i punti da 10 a 7. Questo ovviamente mi fa pensare che praticamente anche la federazione non vuole fare i playoff, praticamente dalla seconda alla quinta 7 punti sono un margine molto striminzito, insomma. L'unico rammarico purtroppo è questo. Esatto, anche se comunque vabbè, siete teoricamente arrivati lì. Assolutamente sì. Tu fai l'allenatore da un po' di anni, ci siamo un po' documentati, abbiamo verificato che comunque tu hai sempre raggiunto il risultato che ti eri prefissato. Sì, certamente sì. Negli ultimi 5 anni praticamente abbiamo raggiunto sempre l'obiettivo prefissato inizio stagione. In pratica un anno abbiamo vinto il campionato, un altro anno abbiamo fatto i playoff in semifinale contro il Cagnano. L'anno successivo addirittura siamo arrivati in finale dei playoff, classificandoci terzi in classifica contro il San Marco, che è insomma una corazzata, stanno, se non mi sbaglio, al secondo posto in prima categoria. E negli ultimi 2 anni abbiamo sempre raggiunto i playoff, purtroppo per il regolamento siamo stati penalizzati l'anno scorso e anche quest'anno, purtroppo. Questo Cosa succederà adesso? è. E ora ci prendiamo un pochettino di pausa. In questi mesi vediamo insomma il da farsi. Sicuramente qualcosa cambierà nei piani dirigenziali. Vediamo un pochettino insomma cosa succederà. L'ultima domanda, è più diciamo a ruota libera, cosa ti senti di dire? Ovviamente non posso fare altro che ringraziare tutti quanti, ragazzi, tutti i dirigenti, tutti quelli che hanno fatto parte dello staff dello Sporting San Nicandro, non solo quest'anno, ma degli ultimi 5 anni che sono stato io, insomma. Una grande intervista del nostro Vincenzo Giagnoro, che fa anche ormai l'intervistatore, non solo il tecnico in regia. Abbiamo sentito Enzo Luciano che era anche abbastanza contento del piazzamento, un po' deluso da quello che è il regolamento, lo diceva anche lui all'interno di questa intervista esclusiva per sannicandro.tv. Insomma, forse è da rivedere questa regola dei 7 punti di distacco tra la seconda e la quinta in classifica, perché effettivamente 7 punti non è che siano tantissimi. Probabilmente una scelta, diciamo, optata dalla federazione per evitare ancora costi maggiori di gestione in campionati che sono secondari da parte della Lega. Questo però è un peccato perché i ragazzi che sudano durante tutto l'anno, vedere sfumata la possibilità di raggiungere un obiettivo importante come i playoff, anche per fare un'esperienza diversa, insomma, è una cosa un po' brutta, un po' così, che non ci piace. Non è bella per lo sport in generale, non è bella per chi fa sport, come i ragazzi che comunque hanno giocato e hanno fatto un bellissimo campionato di terza categoria. Campionato che, come rimarcava Enzo Luciano, insomma, è stato molto molto combattuto, ma vissuto in maniera serena da un ottimo gruppo che è riuscito ad arrivare all'obiettivo prefissato. L'obiettivo era quello di fare più punti possibili. È arrivato un obiettivo ancora maggiore che è quello dei playoff, purtroppo. La sfortuna, il regolamento non vuole che si giochino questi playoff, però la piazza di San Nicandro e lo Sporting San Nicandro avrebbero meritato di potersela giocare anche contro lo Sporting Apricena, perché poi in gara secca non si può mai sapere che cosa succede. Ma andiamo a vedere proprio la classifica del campionato di terza categoria. Vediamo che il Cagnano Varano con 46 punti viene promosso in seconda categoria, una squadra di tutto rispetto, quella di Cagnano Varano, lo diciamo dall'inizio del campionato. È una squadra che ha investito tanto in questo progetto, formata da molti giocatori dell'ex Gargano Calcio,
Insomma, una squadra che era di tutt'altro livello, anzi, solo 6 punti di distacco dalle seconde sono anche pochi per un progetto così ambizioso. Al secondo posto c'è lo Sporting Apricena a pari merito con l'Ischitella. E lo Sporting Apricena andrà direttamente in finale di playoff per via dei gol della differenza reti. L'Ischitella giocherà il playoff contro lo Sport Lucena. Quindi sono due squadre che sono molto simili, anche lo possiamo vedere dalla classifica, insomma solo un punto di differenza tra le due squadre. E ultima casella dei playoff era per lo Sporting San Nicandro, che però non può disputare il playoff per via della nuova regola che non dà la possibilità di disputare playoff alle squadre che hanno più di 7 punti di distacco tra di loro. L'Ordona Calcio è a 30 punti, il Sant'Agata a 27, il Virtus Castelluccio a 26, l'Atletico Orsara a 19, l'Elche di Diceto a 13 punti e la Nuova Daunia Foggia, con la penalizzazione di un punto, resta ultima a 3 punti. Insomma, è finita questa avventura per lo Sporting San Nicandro, ci ha fatto vivere delle bellissime emozioni questa squadra. Noi speriamo che nel futuro possa ripetersi un'avventura del genere, possa rinascere un gruppo così compatto, perché sicuramente è bello avere due squadre almeno a San Nicandro, un paese che comunque ha sempre vissuto di sport e che è stato anche celebre per squadre in categorie anche più importanti di quelle che militano attualmente. Finito il campionato di terza categoria, finisce anche questa puntata di Sport Time, siamo arrivati in conclusione. Io ringrazio Piero Vocale in regia e alle telecamere Vincenzo Giagnorio. Vi do l'appuntamento a lunedì prossimo con Sport Time. Vi dico anche di restare sintonizzati su sannicandro.tv, perché tra un po', tra qualche minuto, una decina di minuti, un quarto d'ora, verrà trasmessa la prima promo della Passione Vivente, anche questa in esclusiva sannicandro.tv, e potrete rivedere le immagini più belle della Passione Vivente. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.